Per quanto riguarda il passato, ho avuto sempre belle soddisfazioni anche nei passati campionati, dove il Cassino col Totonno Morra prendemmo il titolo da Piedimonte, venimmo a Cassino. E all'epoca facemmo la Serie D, che purtroppo all'epoca la Serie D non aveva i play-off, i play-out e vinceva solo uno. Mi ricordo che quell'anno Totonno mise uno squadrone, proprio la più grossa squadra che abbia mai visto io a Cassino. Però quell'anno ci fu il Martina, poi subentrò il Frosinone e noi arrivavamo terzi. E difatti non andammo in Serie C. Poi all'epoca andò via al Totonno Morra e venne il nostro presidente, bravissima persona, Corcione. Con Corcione io ho fatto un'eccellenza e mi ricordo che ho avuto un po' da dire sul fatto della conduzione, perché loro l'esperienza in Serie D l'avevano poca. E praticamente io diedi le dimissioni a dicembre, la squadra retrocesse in eccellenza e andai a lavorare a Cisterna di Latina. Cisterna di Latina, il mister Grossi mi richiamò e fece il girone di ritorno che vincemmo il campionato. Il campionato andammo in Serie D. In Serie D fu una cavalcata strepitosa. All'ultima partita qui allo stadio vincemmo col Boiano e il Monterotondo andò a battere l'Aprilia. Una festa immensa. Il Cassino per la prima volta dopo 26 anni, 27 anni, entrò dalla porta centrale in Serie C. Quella è stata la più grossa soddisfazione, perché nessuno ci credeva, anche perché come società noi eravamo pochi, eravamo io, il presidente Ciro, Grossi e qualcun altro, però non avevamo la potenza che c'è adesso attualmente in società. Quell'anno facemmo un bel campionato di C, con poca esperienza, arrivammo a salvarci, però Tiremolo capì subito che la situazione voleva andare avanti e disse al presidente Corcione di passare la mano. Per poter fargli passare la mano ci spese tanto tempo vicino a lui. Alla fine l'ho convinto ad andare in Banca Popolare e così ci fu il passaggio. Però io quell'anno mi ricordo che andai a lavorare a Lanciano, in C1. Ho fatto 3 anni a Lanciano, mi sono guadagnato l'esperienza di stare nei campionati professionisti. Da lì ritornai a Cassino all'epoca di Murolo. Murolo abbiamo fatto un paio d'anni, mi sembra, non mi ricordo bene, che poi lui non iscrisse la squadra al campionato. Il mio traguardo è stato ancora più bello, perché io sono andato a Latina, dove a Latina ho vinto C2, ho fatto 2 campionati in C1, Serie B e la Coppa Italia professionistica. Non mi hanno riconfermato perché il mio contratto era scaduto, sono ritornato a Cassino, mi chiamò Antonio Lillo, ben volentieri. Adesso sto qui con la vittoria del campionato e spero di portare il Cassino di nuovo nei professionisti. Il futuro del Cassino Calcio lo vedo bene, perché abbiamo un presidente che è una persona squisita, una persona che ci tiene e oltretutto fa buoni bilanci, quello è importante per il calcio, e spero che in giro di 2 anni di poter andare un'altra volta a cavalcare la C2, la C, adesso è la C. Saluto ai tifosi del Cassino che ci stanno. Io vorrei vedere sempre il mio stadio, io lo chiamo il mio stadio perché qua ci ho passato una trentina d'anni, con le tribune piene. Purtroppo c'è stato un periodo che il Cassino, capisco pure la gente, perché è stata un po', diciamo, noi abbiamo avuto un problema, la squadra non si è iscritta, poi grazie a dei tifosi hanno fatto in modo di iniziare la promozione. E così il Cassino è ritornato a essere competitiva nei campionati di eccellenza. Un abbraccio a tutti i tifosi del Cassino, che meritano queste categorie e di andare in Serie C.
spero che questo si avvera il più presto possibile. Ciao tifosi!